cuffia strepitosa, vorrei che la inquadrassimo. Sono Nicola Molteni e Diego Fusaro che... Buongiorno. Caro saluto da Diego Fusaro. Buongiorno. Diego Fusaro, scrittore e filosofo, autore di un volume che si chiama Pensare altrimenti. E quello che è certo è che lui pensa altrimenti. Va bene, commento su Castel Volturno. L'idea che si possa ricattare è del tutto inaccettabile. Volevo un commento un po' esterno a Diego Fusaro su questo racconto. Direi che non vi è più di tanto di che meravigliarsi se assistiamo a questo trattamento. Nella società in cui tutto diventa merce è del tutto evidente che anche gli esseri umani, i migranti in questo caso, figurino come merci che vengono deportate in Occidente per essere sfruttate illimitatamente e senza diritti per un verso, e come merci che vengono, una volta pervenute in Occidente, sfruttate ulteriormente, complici queste cooperative che spesse volte fanno tristi affari sui migranti in generale, utilizzandoli come altrettanti oggetti per fare danaro, perché non dimentichiamo che la famosa polemica sui danari che vengono erogati a vantaggio dei migranti, ma mica vanno ai migranti quei danari, in realtà solo una minima parte finisce ai migranti, l'altra parte viene utilizzata per tristi lucri. Lasciatemi ancora dire a mo' di conclusione il fatto che il capolavoro del potere si ha quando riesce a fare in modo che gli schiavi si odino fra loro, e in questo caso gli schiavi migranti si odino con gli schiavi autoctoni anziché cooperare insieme per spezzare le proprie catene. Questo è il paradosso del potere, l'orizzontalizzazione del conflitto. Oggi noi non possiamo pensare seriamente che i nostri nemici siano i migranti, che sono esseri sfruttati, esseri umani che hanno tutta dignità e non hanno prezzo. Il problema in realtà è esattamente quello di chi utilizza l'immigrazione di massa come strumento A per utilizzare nuovi schiavi, Fusaro? B per abbassare i costi della forza lavoro e quindi peggiorare le situazioni degli schiavi nostrani, degli schiavi a basso costo. Ma sono i signori della mondializzazione capitalistica, coloro i quali si giovano dei processi di immigrazione di massa. Basterebbe leggere un libro che consiglio a tutti di Steinbeck, Furore. Come funziona l'immigrazione di massa? Funziona attirando, sradicando i popoli, costringendoli a convenire in un unico posto e poi in tal modo tra masse di disperati si gioca. Chi li costringe, abbassando i costi? Esattamente i signori della mondializzazione, i grandi agenti del sistema bancocratico globale, quelli che finanziano le ONG per deportare esseri umani in Occidente da sfruttare senza riserve, perché questo è stato il grande dispositivo delle associazioni non governative che andavano a deportare esseri umani. Si parla di immigrazione e di integrazione, ma in realtà è una grandiosa opera di deportazione con cui questi esseri umani, che ripeto hanno solo dignità e non hanno prezzo, vengono invece visti come altrettante merci per fare concorrenza al ribasso agli altri schiavi, cioè i lavoratori italiani, e poi per creare conflitti orizzontali fra gli ultimi. Ecco che ora ci troviamo in conflitto fra schiavi italiani e schiavi migranti. E poi devo passare fortemente presente nel dibattito politico. Vedo un dito alzato di Fusaro e poi devo sentire Molteni e Dermini. Prego, Fusaro. Se vi è un tratto distintivo dello Stato sovrano nazionale è proprio il fatto che esso e soltanto esso detiene il monopolio legittimo della violenza. Qualora venisse meno questo principio e ciascun cittadino si dotasse in proprio delle armi, verrebbe per ciò stesso meno lo Stato sovrano nazionale. Tanto più che oggi coloro i quali prendono spunto dall'idea di armarsi in proprio prendono spunto dal paese meno evoluto, meno civile, che sono gli Stati Uniti d'America, il paese in cui si muore di fame ai bordi della strada, diciamo, in cui meno evoluto le sparatorie su questo tema arrancano un po', però sono dire che sono il paese meno evoluto e meno civile. Beh, dal punto di vista della popolazione più debole hanno solo da imparare rispetto a paesi come l'Italia o la Francia, in cui un forte stato sociale ha tutelato i più deboli. Questo lasciatemelo dire. Voglio sentire Molteni, lei è più d'accordo con Minniti o con questi? Posso dire una cosa anch'io sulla flat tax, non politica ma filosofico-economica? Il problema... Molteni, con abile non mi permetterei mai, mi permettevo di dire anch'io, di portare un piccolo contributo al dibattito. Dal mio punto di vista il problema legato alla flat tax intanto è che nasce dalla mente di un ultraliberista come Milton Friedman, e in secondo luogo il problema della flat tax è che di fatto, abbassando a tutti le tasse, di fatto farà in modo che non vi sia più il gettito fiscale necessario perché lo Stato possa garantire quei servizi pubblici di welfare state che ancora
ancora garantisce, sicché costituirà il primo passo in vista delle privatizzazioni selvagge in stile neoliberista. Quindi attenzione, la flat tax è il gradino che precorre l'avvento delle privatizzazioni selvagge in stile talassocratico americano. Questo è il paradosso della flat tax dal mio punto di vista. Allora, Molteni sarà in dissenso, così smentiamo che Fusaro è un filosofo leghista. Ma smentiamo che noi ci guadagniamo dalla flat tax. Io penso con la mia testa, sempre. No, condivido anch'io Fusaro stavolta, in pieno. Caporale ha buttato la palla in calcio d'angolo. Va benissimo. Io credo che oggi...